Carmen Di Pietro. Nuovo appuntamento di Striscia la Notizia. Continua la programmazione di Striscia la Notizia, il TG. Tirico di Antonio Ricci giunto ormai alla 32esima stagione. Da qualche settimana nel programma di Canale 5 ci sono al timone Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle coppie storiche. Tra le varie rubriche, una in particolare suscita l'interesse dei telespettatori, ovvero Fatti e Rifatti. A chi è toccato questa settimana? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le informazioni. Carmen Di Pietro protagonista di Fatti e Rifatti questa volta sotto le grinfie di Striscia la Notizia C. È finita un'ex concorrente del Grande Fratello VIP, ma anche ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Carmen Di Pietro che per anni è stata la moglie del giornalista siciliano Sandro Paternostro. La soubrette è stata la protagonista di Fatti e Rifatti, la storica rubrica del TG satirico di Antonio Ricci dove i personaggi dello spettacolo vengono sottoposti ad uno scanner test per capire se hanno ricorso alla chirurgia estetica oppure no. Nella puntata andata in onda mercoledì 23 ottobre 2019, il format trasmesso è sempre lo stesso. Infatti si è partiti con una carrellata di gaffe e momenti esilaranti nel corso della carriera televisiva dell'ex Geffina. Infine, si è arrivati al tanto temuto scanner test. Risultato? Super positivo. Labbra e décolleté, secondo il programma di Canale 5, hanno subito degli interventi di chirurgia plastica. Operazione riuscita, ora si chiama un seno esplosivo. Carmen non vuole proprio invecchiare, ha commentato in modo ironico il conduttore del TG Ezio Greggio. Continua dopo la foto, Carmen Di Pietro a Striscia la Notizia agli ascolti TV del TG. Satirico Striscia la Notizia di giovedì 24 ottobre 2019 su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno ottiene 5.241.000 spettatori con il 20,7%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.227.000 spettatori con uno share del 16,6%. Rai 2 TG2 Post segna il 3% con 767.000 spettatori. Italia 1 CSI Miami ha registrato 928.000 spettatori con il 3,7%. Su Rai 3 Tazz'amore ha appassionato 995.000 spettatori pari al 4,1% e un posto al sole 1.643.000, 6,5%.